Amici della Pallaspichi di Web Radio 5.9, Alberto Carmone vi dà la buonasera dalla Grana Padano Arena di Mantova, dove tra pochi istanti scenderanno in campo per la decima giornata di Serie 2 Est, Pompea Mantova e Old Wild West. Un saluto anche a Enrico Bonzanini di Sport Italia. Buonasera e bentrovato Enrico. Ciao Alberto, buonasera a tutti. Clima davvero di grande attesa per quello che è sicuramente, assieme al lunch match odierno vinto da Forlì, la partita più interessante di cartello del girone Est di giornata. Assolutamente sì, perché la sconfitta di Verona appunto dell'anticipo con Forlì fa gola a tanti. Tra questi tanti c'è sicuramente Mantova, seconda in classifica, che con una vittoria, quella che sarebbe la quinta consecutiva, appaierebbe proprio Verona al primo posto. Parliamo del momento delle due squadre, con Mantova che appunto è reduce da quattro successi di fila. Udine ha raddrizzato una stagione così per quelle che erano le attese di inizio campionato, con due Mantova e Udine che si giocano una fetta importante più che della stagione, direi almeno del girone d'andata. Indubbiamente, perché poi Udine è partita con velleità, altissima classifica. Mantova invece è un progetto nuovo, diverso, nonostante sia la squadra che ha confermato di più del roster della passata stagione nel girone Est, ha un progetto differente da Udine, quello di continuare a crescere in maniera graduale, facendo anche molta leva sul territorio. Oggi la Grana Padano Arena è davvero un bellissimo contenitore, tanta gente, tanti colori e soprattutto due tifoserie gemellate, grandi valori in campo. Peccato la mancanza di Visconti, ma gli ingredienti per una grande partita ci sono tutti. Assolutamente sì, grande atmosfera, circa 2500-2600 gli spettatori per questa gara di cartello. Con una notizia non positiva dall'infermeria di Mantova, in questa partita mancherà Riccardo Visconti, tenuto precauzionalmente a riposo, seguirà comunque la squadra a bordo campo. Visconti che ha giocato poco nella gara con Orzi Nuovi, anche per via di un brutto colpo subito all'inizio del secondo quarto, caduto violentemente per terra, sbattuto il capo, ha avuto anche dei giramenti di testa al termine della partita che l'hanno portato poi a pronto soccorso. L'attacco è risultata negativa, ma lo staff biancorosso non vuole rischiare la sua presenza questa sera. È chiaro che l'assenza di Visconti, Enrico, pone dei grandi problemi in casa Finelli, una rotazione in meno, ma soprattutto un uomo molto pericoloso nel tiro da tre punti. Beh, guarda, indubbiamente le statistiche parlano molto molto chiaro. Udine è la squadra che tira meglio di chiunque dalla lunga distanza, ha trovato una convergenza fra Amato e Cromer, che era stata forse la problematicità più acuita ad inizio stagione, e credo sia riuscito con Ceramaglia a far entrare definitivamente nei meccanismi anche Beverly e Antonutti. Udine è una squadra forse di punta nel quintetto di base, fra le più pericolose in assoluto. Non ha la profondità che hanno Verona e Forlì, però è una squadra comunque di vertice. Mantova invece sta cercando di trovare varie situazioni per trovare equilibrio. Oggi mancherà Visconti e sarà un esame importantissimo per chi ne prenderà il posto, e sarà Ferrara in quintetto. Esatto, fiducia a Matteo Ferrara con gli Steels che scendono in campo con il lungo Tommaso Raspino. Per quanto riguarda invece Udine, scendono in campo nello starting five Andrea Amato, Michele Antonutti, TJ Cromer, Gerald Beverly e Riccardo Cortese, un quintetto di altissimo spessore per la Old Wild West, con Mantova che proverà a dare del filo da torcere, anche facendo affidamento alla sua panchina, che è stata una risorsa importante anche nella gara con Orzi Nuovi. Pensiamo ad esempio ai tanti minuti che ha avuto Vigori, ben impiegati in campo a livello di rimbalzi, a livello anche di punti. È tutto pronto alla Grana Padano Arena per questo secondo big match della decima giornata di Serie 2 Est, Old Wild West, palla 2, e il primo tocco è per la formazione ospite, con Andrea Amato, ex cervello di Verona nelle ultime due stagioni, a servire TJ Cromer. Dentro subito il pallone per Antonutti, non c'è violazione di passi, ma arrivano i primi due punti qui a Mantova. Beh, subito una ottima transizione offensiva da parte di Udine, con Amato che ha cercato immediatamente di allargare le maglie della difesa di Mantova, trovando molto bene la penetrazione di Antonutti per i primi due punti. Gersetti a lavorare in post-up proprio contro Michele Antonutti, due capitani al duello tra di loro. Gersetti da sotto risponde subito alla penetrazione del friulano e arriva il pareggio dopo 40 secondi. Bravo Gersetti, perché ha insistito, ha avuto voglia di riprovare, non si è fatto lasciare ingolosire dalla possibilità di scaricare e si è preso due punti meritati. Beverly dall'altra parte prova la risposta immediata, fermato dal secondo ferro. Ripartenza di Tommaso Raspino, tra gli uomini più in forma di questa Mantova, di queste prime nove giornate. Lawson con il tiro da tre punti, solo retina. Mantova scalda la mano, 5-2, prima bomba della partita per Kenny Lawson. Beh, questo è un problema però per Udine, perché
difficilissimo difendere su Lawson. Se fai uscire Beverly, lasci l'area scoperta per Gersetti. Se lo tieni schiacciato, Lawson ti punisce. Cortese dall'altra parte, altro ottimo tiratore da tre, ma c'è un la palla, primo fallo al canestro in avvio firmato da Michele Antonutti, rimessa in campo ad opera di Riccardo Cortese, ex Ferrara, Avellino e Verona tra le altre. Attenzione ad Amato che cambia lato a cercare TJ Cromer, ha fatto molto male a Mantova nella gara di Supercoppa e infatti fa male anche in questa occasione il giocatore ex Kharkov con la maglia numero 0. 5-5. Beh, ha iniziato la stagione con un problemino alla caviglia che lo aveva limitato, ha messo un tiro in faccia a Raspino che è il miglior difensore di Mantova, ci prova anche Clark ma è partito più caldo Cromer, che adesso ha il pallone in mano, il giocatore con la maglia numero 0 arrivato quest'anno alla corte di coach Ramagli per aiutare questa Old Wild West nell'obiettivo di centrare la massima categoria, ma intanto c'è infrazione di campo per Amato con Udine che non si è intesa in questa occasione. 5-5 dopo 1 minuto e 56 di partita, rimessa in zona d'attacco per gli Stinks con Matteo Ferrara che ha ricevuto ancora una volta fiducia in quintetto da coach Finelli, è successo in tante altre partite in questo avvio di campionato. Gersetti a cercare con tante difficoltà Clark, Beverly si invola per lo schiaccione del 7-5, ingenuità in fase di costruzione dell'azione da parte di Mantova. Eh sì, perché il consegnato è un conto, il passaggio lob è un altro, ma qui è stata una cosa a metà che ovviamente ha ingolosito Beverly che ci ha messo la manone, poi si è fatto tutto il campo andando a schiacciare. Giusta la chiamata per il fallo reiterato di Cortese su Raspino. Ecco, dovendo trovare un difetto alla formazione di Udine, Cortese è stato molto incostante, ha costretto spesso e volentieri Ramaglia a preferirgli Fabi, e ovviamente una Udine che se lo può permettere anche di fare a meno di uno dei giocatori del quintetto, però da Cortese ci si aspetta molto. Assolutamente, dopo le grandi annate in quel di Ferrara. A proposito di Ferrara, segna Matteo Ferrara con la maglia numero 10. 7-7 arriva il pareggio di Mantova, una gara veramente molto battuta quando è andato via il primo quarto di questo primo quarto con Udine in attacco, possesso proprio per Riccardo Cortese, Riccardo con Beverly da tre punti e Michele Antonutti con suo tiro patentato, rimbalzone catturato da Kenny Lawson con la tripla fallita dall'ex capitano di Treviso e Biella. Raspino in crossover proprio contro Antonutti, si carica nella penetrazione, arriva l'errore di Raspino ma Mantova rimane lì con il possesso in zona d'attacco. Hai detto bene Alberto, è una partita bella, io francamente anche con l'assenza di Visconti non riesco ad immaginarmela una partita direzionata già nei primi due quarti, mi aspetto una partita molto molto tirata, credo saranno i primi giri di rotazione a far capire chi delle due squadre avrà approcciato meglio. Kenny Lawson arriva alla realizzazione dell'altezza del tiro libero, due punti per il lungo mantovano, arrivato proprio quest'estate qui nella città dei Gonzaga con il 9-7, 6-40 alla fine del primo quarto. Amato manda a sedere la difesa di Mantova, ci prova da tre Andrea Amato, errore e ripartenza per Tommaso Raspino, sale la flotta mantovana con Gersetti che chiama il movimento di Lawson, palla che viene fatta circolare finché non si arriva da Ferrara contro Cromer, altro ottimo movimento di Ferrara, sono quattro punti in questo bel inizio di partita. Questa può essere una soluzione, nella difficoltà coach Finelli può aver trovato un mismatch, perché se Mantova capisce che può allargare il campo ma comunque mandare in post up Ferrara a giocarsela con Cromer, questo può essere un mismatch molto interessante. Cortese per sbloccarsi non va, riparte Gersetti, 2 contro 3 di Mantova con Udine che è molto lesta a recuperare la posizione in difesa. Raspino cambia lato, cerca Clark con Cromer che va a difenderlo alto, ancora tiene il pallone molto lungo Clark, attacchi in penetrazione, prestazione personale, 2 punti e fallo subito da Rotti e Clark, canestro inventato dall'americano con coach Ramagli che chiama insistentemente il minuto di sospensione sul 13-6. Beh, corretto, corretto, perché Udine ha perso la maniglia della partita, sono stato smentito, non è nemmeno la prima rotazione di Cam, ha provato immediatamente e poi soprattutto mettendo grande pressione difensiva, Amato e Cromer non stanno riuscendo ad avere facile nemmeno il primo palleggio. 13-7 dopo 4 minuti e 12 di partita in questo primo quarto molto combattuto che ha visto Mantova emergere soprattutto negli ultimi secondi, nell'ultimo minuto con Clark, con Ferrara che hanno fatto veramente molto bene,
Mantova che, ripeto, vincendo andrebbe al primo posto a raggiungere Verona, che ha perso nell'anticipo di oggi contro Forlì 83-69, gara che hai seguito, Enrico. Allora ti chiedo, come hai visto Forlì battuta da Mantova 2 settimane fa a Pilagrana Padano Arena, e come hai visto anche la Tezenis in una gara che non l'ha vista particolarmente protagonista? Ma io intanto ho visto due squadre che hanno una profondità di roster davvero, davvero importante, perché sono partite le due squadre con qualche problema di quintetto entrambe, con Asbrook e Brutini che non sembravano dover addirittura essere della partita, invece ci sono stati grandissimi protagonisti, ma soprattutto c'è stata la capacità da parte degli allenatori di modificare gli assetti anche in corso anche solo del primo quarto. Forlì l'ho vista davvero strabordante, soprattutto perché è riuscita a trovare una conformazione logica fra le rotazioni dei tre lunghi che ha a disposizione coach Dell'Agnello. Poi è chiaro che quando hai un Giachetti che sostanzialmente si carica tutto il peso della squadra sulle spalle senza responsabilizzare in maniera gravosa gli americani, che hanno poi modo di entrare in partita piano piano, Forlì si è meritata la partita. Credo saranno le due squadre che si giocheranno una fetta importante di vittoria del girone, ma attenzione anche a questa partita, perché io nel computo del girone est, che vedo equilibratissimo, ce ne metto 5, ci metto loro 2, ci metto queste 2, ci metto anche Ravenna. Arriva intanto la schiacciata da parte di Beverly, la sua seconda della partita per il 14-9. Loson da 3 punti, Mantova scatenata questa sera nel tiro con percentuali molto molto elevate, 17-9. Parlavamo di Verona, non solo per la posizione che la squadra, ma anche per quello che sta vedendo fino a questo momento. 17-9 con il giro a questo primo fallo che arrangiamo proprio in questo momento. Cortese fermato con le cattive da Matteo Ferrara, primo fallo per lui, secondo per gli Stinks di questo primo quarto. Adesso Udine deve per forza cercare di trovare soluzioni diverse da quelle che aveva impostato per iniziare questa gara, e tanto deve entrare in ritmo, perché è complicato. La differenza sostanziale delle percentuali di tiro dipende dal fatto che Mantova difende bene, va dall'altra parte in ritmo, si muove correttamente, trova tiri semplici. Udine invece non difende bene, si sta muovendo in maniera abbastanza arrugginita, e quando arriva nel doversi costruire un tiro deve sempre partire dal palleggio, ovviamente faciliti la difesa. Per Cortese 1-2, sbaglia il secondo, il giocatore arrivato nell'estate 2018 in quel di Udine dopo grandi annate a Ferrara. 17-10, 4-48 alla fine del primo quarto, pallone catturato da Ferrara che prova a servire Gersetti in post up contro proprio Riccardo Cortese, maggior chilotaggio da parte dell'Italo argentino, sfruttato benissimo dell'occasione. 19-10. Non c'è un mismatch a favore di Udine in questo inizio di partita, perché Rodney Clark, pur non avendo ancora armato i polpastrelli, sta difendendo alla grande su Amate, credo sia nel piano partita di coach Finelli. Loson sta sostanzialmente annullando anche difensivamente Beverly, e nel pacchetto esterni molto meglio Mantova. Raspino a proposito di esterni, poi Ferrara ancora, Raspino in penetrazione fermato da Amato, grande carica di Raspino, stoppato però nell'occasione da parte di Gerald Beverly che consente a Udine di recuperare la palla. Qui attenzione a Cortese che prova a ripartire, ma Loson recupera in extremis, centra il pallone, fa ripartire gli Stinks. Rodney Clark cerca Gersetti, mette a posto i piedi, errore di Gersetti, la palla sotto, la correzione da parte di Kenny Loson. 22-10, più 12 Stinks, sono 10 punti per Loson, avvio a 100 all'ora per Mantova. Anche un pizzico di fortuna, perché devo dire che il magnetismo e la dimensionalità sono deformati sul tiro. Tanto faccio girare, bel pallone, alto, ti prendo con due piedi ben piantati a terra e la possibilità di mirare. Un 22-10, 12 punti sono tanti dopo soli 6 minuti, ma Udine ha la possibilità, ma deve ricucire in fretta. Sì, 3 punti per Gersetti, non i 2 punti di Loson, la palla che ha rimbalzato sul ferro ed è entrata senza il tocco ausiliario da parte di Loson. 22-10, possesso per Udine che fa ruotare i suoi uomini, dentro Penna in questo momento e dentro anche Agustin Fabi, proprio il fuciliere delle Pampas, prova la penetrazione, fermato da Alvise Sarto, entrato dall'altra parte per gli Stinks. 22-10, 3-31 alla fine del primo quarto. Udine adesso deve cercare di cambiare la maniera di interpretare il suo basket. Infatti fuori Amato, giocatore che è uno dei migliori passatori in assoluto di tutta la Lega, ma giocatore che ha la necessità di dover comunque costruirsi l'azione dal palleggio, Penna invece un po' più rapido si accontenta tra virgolette di poter anche giocare il pallone di prima intenzione dando maggior rapidità al gioco. Fabi invece è un giocatore diverso che ti dà la possibilità di dare una mano anche sotto, perché Ferrara, Gersetti e Loson stanno facendo malissimo.
2 su 2 per Udine in questo momento dalla lunetta, 22-12. Clark con la difesa molto pressante da parte di Penna. Raspino attacca la profondità e si porta a casa il ferro, 24-12. Che Tommaso Raspino che stiamo vedendo in questa prima giornata. Guarda, voglio dare un'altra azione, due di bonus anche ai nuovi entrati, ma Udine mi sembra davvero fuori da questa partita, mentre invece Mantova sta mordendo il parquet e aggredendo il ferro ogni volta che può. Penna con la soluzione errata nel cercare TJ Cromer, che era andato a tagliare verso il centro, verso la punta, mentre invece appunto Penna lo ha servito verso l'angolo. 24-12, momento di difficoltà per Udine, momento invece di massimo entusiasmo per quanto riguarda i padroni di casa, Gersetti e Clark, fermato in questo caso fallosamente con la messa che verrà eseguita da un Tommaso Raspino. Fantastico queste prime giornate, lo ricordiamo anche nella stoppata di qualche giorno fa nella gara con Orzi Nuovi, che è stata tra le migliori giocate difensive fino a questo momento del campionato. Wow. In maniera oggettiva ancora Gersetti qui che lavora bene in attacco e guadagna un fallo, due viaggi in lunetta per il capitano di Mantova. Bravo davvero Gersetti, forse è stato di tutti il giocatore che è entrato meglio in partita, ha una palla persa sulle spalle, ma è il giocatore più completo che sta dando più dimensione a Mantova, davvero grande capacità temperamentale, sta continuamente attaccando e massacrando dal centro Udine e soprattutto sta cercando di ritagliarsi uno spazio importante anche difensivamente. Dentro Poggi, alto minutaggio per Clark e Lawson, attenzione anche a questa soluzione perché inevitabilmente se coach Finelli sarà costretto a dare alto minutaggio a Clark rischia di averlo molto meno lucido per un eventuale finale punto a punto. Esatto, per il momento non è ancora entrato Lorenzo Maspero per dare fiato a Rodney Clark, i due hanno potuto anche convivere sul parquet in alcune occasioni, ma sappiamo che Maspero di solito è proprio il primo cambio di Clark. 1 su 2 per Gersetti più 13 Stings con l'attacco per Udine, importante per ridare anche un po' di entusiasmo alla formazione bianconera. Ci prova Penna da tre punti, arriva appunto un canestro fondamentale, Penna che permette così a Udine di portarsi sul meno 10. Canestro davvero fondamentale, l'hai descritto alla perfezione, perché Udine era in apnea, non riusciva a trovare un tiro semplice, non riusciva più che altro a trovare il canestro neanche con precisione dalla linea della carità, e adesso deve concentrarsi sulla difesa. Lawson ancora perfetto questa sera con un 4 su 4 dal campo, 10 punti stavolta sì per Kenny Lawson, 27-15, pronto a entrare, l'abbiamo chiamato prima Lorenzo Maspero, seduto sul cubo dei cambi, occhio a Beverly che si prende un tiro dalla lunga distanza, non è esattamente la specialità della casa, con Poggi che però ferma sotto canestro con fallo Michele Antonutti. Per Mantova, come dicevamo, Maspero al posto di Clark. Molto importante al di là della partita di oggi che comunque Maspero riesca a trovare una dimensione. A Montegranaro abbiamo visto un Maspero diverso, è stato un giocatore che comunque ha preso molta più confidenza nei propri mezzi, è un giocatore che servirà in una stagione così lunga, caratterizzata da playoff così estesi, avere davvero on fire, avere pronto da spendere in campo, perché Clark è Clark sicuramente per Mantova, ma un cambio serve anche a lui. Serve un cambio di qualità che garantisca appunto un'intensità nei minuti in cui Clark deve rifiatare. 27-15, occhio perché siamo entrati negli ultimi 100 secondi, Fabi ribalta per Cromer, cerca dentro Zilli che si sbraccia, subisce il fallo in team di Poggi e di Raspino, vediamo chi viene fischiato il fallo, se per Poggi è il secondo, se per Raspino comunque il secondo, anzi no, è il primo fallo per Raspino. Con Mantova che raggiunge quota 5 falli, 2 liberi per Giacomo Zilli, una Udine che adesso con Zilli una dimensione diversa sotto canestro, Zilli che comunque è stato tra i giovani centri di maggior spicco in questo avvio di campionato. Beh, Zilli è un giocatore fortemente voluto all'interno di questo roster, un giocatore che ha una sua logica anche a livello proprio di spogliatoio, è un giocatore locale, un giocatore che comunque è molto ben gradito dal pubblico e soprattutto è un generoso, un giocatore che piace perché è davvero generoso, mette sempre tutto sul campo. Udine però, se hai notato, ha cambiato maniera di giocare, il tiro da fuori non è più la prima soluzione, sempre prima palla al pivot e poi palla fuori.
Esattamente, adesso Sarto, poi Poggi per Matova in difficoltà, Poggi nel servire il compagno, alla fine Maspero ricicla per Lawson, chiuso da tre, Sarto dall'angolo, tre punti per Alvise Sarto e si sale a quota 30 punti dopo 9 minuti di gioco. Attacco di Mantova spaziale questa sera, prova subito la reazione Udine, ancora con Lorenzo Penna, buon protagonista finora. Lascia Lawson, anzi no, Raspino a fare il playmaker nell'occasione. 15 secondi prima di chiudere l'azione, tiro da tre di Raspino, palla sputata dal ferro e Udine in attacco per gli ultimi 45 secondi. Forse è stato il tiro meno ben costruito della partita di Mantova, una lieve forzatura da parte di Raspino che però era entrato in partita difensiva, voleva probabilmente sbloccarsi definitivamente anche in attacco. Per quanto riguarda invece Udine, una annotazione: si sta lavorando sulla lunetta per provare ad entrare in partita ancora una volta, stavolta sarà Antonutti. Io non voglio smorzare gli entusiasmi di Mantova, lungi da me. Mantova sta attaccando con una precisione irreale per quella che sarà probabilmente l'economia della partita, però è facilitata da Udine che difensivamente sta concedendo praticamente di tutto sperando in un errore che è raramente arrivato. 80% dal campo finora per gli Stinks, 8 su 9 da 2, 4 su 6 da 3 punti. Veramente una gara importante da parte degli Stinks, con Udine che per il momento segna praticamente solo dalla lunetta. 17 punti in questo momento che diventano 18 con il 2 su 2 per Michele Antonutti. Pensate che 6 di questi 18 punti sono arrivati dalla lunetta. Udine ha fatto veramente tanta fatica questa sera con Mantova che adesso prova ad allungare nuovamente. 30 punti sono un bottino importante, certo, ma c'è ancora spazio per incrementarlo con Poggi che riceve da Maspero, ancora Maspero in fase di impostazione dell'azione, Lawson va a coprirlo, ancora Lawson da 3 punti, ci prova lui, errore primo della partita per Kenny Lawson. Ultimi 18 secondi, spento il cronometro dei 24, Fabi vuole ragionare Udine, vuole gestire questo possesso importante prima di chiudere il primo quarto. Fabi attacca l'area, ribalta per Lorenzo Penna che si prende il tiro da tre, si rimane lì con Fabi che cadendo indietro non riesce a realizzare. Finisce così il primo quarto di gara dopo 10 minuti, Mantova conduce 30-18. Prendere uno scarto qui, ma Mantova soprattutto così tanto tonica in fase offensiva e difesa meno sfrassato in diverse occasioni di Udine e anche l'esterno. 9 minuti perfetti di Mantova, ultimo minuto da tiratina d'orecchie perché un tiro, forse un tiro e mezzo forzati quando si poteva anche giocare con l'ausilio del cronometro e, come è logico che fosse, qualcosina in difesa è calato comunque nell'intensità di Mantova. Udine dovrà essere brava a resettare se vuole rimanere aggrappata alla partita, perché è vero che un quarto su 4 si può sbagliare, 12 lunghezze sono comunque recuperabili in un arco temporale di 30 minuti, però l'efficienza in attacco di Mantova deriva anche e soprattutto, oltre che dai polpastrelli caldi, anche dalla disponibilità che la difesa di Udine sta concedendo. Un altro quarto del genere con una prospettiva di un ventello di differenza diventerebbe complicatissimo da gestire anche nel secondo tempo. Esattamente, gli Stinks proprio devono fare questo nell'attesa di questo inizio di secondo quarto, 30-18, una partita che ha visto protagonista fino a questo momento Kenny Lawson con 10 punti, un secondo quarto in cui però servirà, come dicevi tu, come hai sottolineato, una Udine più tosta in difesa se vorrà recuperare nella partita e se vorrà centrare una vittoria importante. Anche perché, guarda, mi sono interrotto prima, volevo concludere il ragionamento, è una partita per Udine che assomiglia maledettamente a quella di Ferrara, è una partita che comunque è stata iniziata male, probabilmente ancora lontana dall'essere decisa, perché Udine ha tutto il tempo e tutti i giocatori per poterla riequilibrare, ma deve tornare indiscutibilmente sotto i 2-3 possessi di distanza e giocando così è impossibile contro questa Mantova. Esatto, con Udine che fino a questo momento ha tirato con il 3 su 7 da 2 punti, 2 su 7 nel tiro pesante, 6 su 8 ai liberi, una Udine che per il momento sta facendo molta fatica, 37-18 il dato della valutazione complessiva delle due squadre. È chiaro che la differenza non la farà solo la intensità difensiva ma anche la panchina. A proposito di panchina, per gli Stinks dentro Alessandro Lotta, 5,99
sia Lorenzo Maspero, quindi vedremo se Clark avrà più spazio magari come due e Maspero come uno, viceversa. Vigori adesso a servire proprio Clark, altro pick and roll giocato con Vigori, Poggi attacca il ferro, in sottomano, due punti che non vanno, ma dovrà guadagnarseli dalla lunetta. Cipe tra Ferrara e Poggi, due viaggi per Giovanni Poggi. C'è anche Jerkovic in campo per Udine, sta cercando altre soluzioni ovviamente il coach di Udine Ramagli, per cercare di dare molta più struttura, molta più scossa a questa squadra. Ancora però Mantova continua a fare la cosa giusta, perché Poggi ha fatto la cosa corretta, finta di tiro e poi attacco al ferro, non è arrivato il 2-1, ma sono due tiri liberi importanti. Grande crescita nelle ultime partite da parte di Giovanni Poggi, dopo un avvio di campionato così così, anche se nell'occasione sbaglia il secondo libero, l'ala grande romana ex Crema, 31-18 più 13 Stinks. Cromer seguito da Maspero, ricicla fuori per Penna, seguito da Poggi, si va a cercare poi Fabi, Fita da tre, poi va davvero dalla lunga distanza Agustin Fabi, il rimbalzo catturato dagli Stinks con Clark che è subito dall'altra parte, tiro da tre punti messo da Rotary Clark che si sblocca così nel tiro pesante, punti 4-5-6 per Clark più 16 Stinks. Lezione non recepita da parte di Udine, mentre invece gli Stinks stanno continuando sul velluto, 11 minuti di grande basket, se escludiamo un piccolissimo passaggio a vuoto nella parte finale del primo quarto, altra azione meravigliosa con un tiro perfetto costruito da Clark. E altra ottima difesa mi sembra di vedere in questa occasione, con Penna che deve inventarsi questa penetrazione a un secondo dal termine dei 24 per cercare di dare respiro a Udine. Due liberi guadagnati dall'ex playmaker della Virtus Bologna, classe 98, ma già alle esperienze porti a tutti i magazzini e in Maglia. C'eravamo prima la qualità di quest'area dipende da quanto riguarda la panchina. Allora, cosa possiamo attenderci dai rinforzi, dagli enforcers di Mantova e anche da Udine? Beh, per quello che abbiamo visto nel primo quarto, approccio incredibile alla gara di Sarto, preciso, chirurgico, approccio molto buono, stiamo vedendo anche da parte sia di Vigori, che sta comunque attaccando e spaziando in attacco con logica e soprattutto con costanza, ma sta giocando bene anche Ferrara, che è entrato davvero molto molto bene in questa partita. Esperimento, meglio, non esperimento perché l'ha già fatto anche in altre circostanze, anche con minutaggio elevato, però il coach Finelli si sta concentrando spesso sul voler vedere Maspero e Clark insieme. Vedremo se questo esperimento poi avrà buon fine anche oggi, con la realizzazione da parte di Udine per il meno 12, 34-22, 8-20 al termine del primo tempo, con il possesso gestito da Lorenzo Maspero. Poggi, ancora un dai e vai tra i due, si fa vedere Vigori che porta il blocco proprio verso Maspero, attacca il ferro Maspero, fermato da Giacomo Zilli, buona penetrazione da parte di Maspero, cattivo nella penetrazione, si guadagna due liberi. Cromer ha le gambe di cemento armato in questo inizio di partita, anche in questo caso bucato centralmente, in attacco sta giocando come si gioca al campetto, cioè va ad attaccare il ferro con l'ausilio della tabella, non riesce a prendere tiri con la giusta fluidità, la giusta morbidezza sulle ginocchia e sulle articolazioni, costringe Coach Ramagli al cambio. Cromer che non sta vivendo un momento particolarmente positivo, più che altro continuo della sua stagione, aveva iniziato il campionato, in particolare la Supercoppa, con prestazioni incredibili, ce lo si ricorda qui a Mantova con una prestazione importante in Supercoppa, per il resto non è riuscito a essere troppo continuo, viene dai due punti di Montegranaro, dai 16 con Imola, per il momento 3 punti per TJ Cromer, 37-22 con Mantova che ha sbagliato il secondo libero, ma è arrivata la correzione da parte di Poggi, 37-22, quindi più 15 per Udine in zona d'attacco. Comincia a essere però il momento, Enrico, per Udine di rientrare in partita. Cambiato anche il metro arbitrale, la terna di oggi sta fischiando con maggior continuità perché entrambe le squadre cercano maggiormente di lavorare dentro l'area. Seguiamo questa azione di Udine con Zilli che chiama palla, cercato proprio da Fabi, arriva la difesa di Maspero in coabitazione con Ferrara, e limite dell'infrazione di 24 con la ripartenza adesso gestita proprio dall'ex Montegranaro Lorenzo Maspero, palleggio resto, tiro da tre punti, errore, tiro che però ci poteva stare vista la buona difesa da parte appunto del play mantovano. Penna prova a rispondere con
il suggerimento a cercare Agustin Fabi, anzi il numero 22 Vittorio Nobile, abile tiratore da tre punti, una delle colonne di questa Udine. Dopo l'esperienza a Reggio Calabria è tornato in Friuli, doppio cambio per la Old Wild West, giù sia Jerkovic che anche appunto, se non abbiamo visto male, il numero Penna, il numero 24 Penna, e salgono Amato e Cortese, anche se bene in questo momento in cambio. Adesso comunque faremo chiarezza, si prende il tiro da tre, Penna sbaglia e rimbalzo per Giovanni Poggi. C'è evidentemente un diverso equilibrio proprio fra i due ferri, perché due sputate con canestro per Mantova da una parte, due sputate definitive invece dall'altra. Anche questo di Penna non era un bruttissimo tiro nell'economia di una partita molto difficile in attacco di Udine. Mi sono leggermente abbassate le percentuali, Maspero prova a incrementarle nuovamente, Poggi e Vigori si pestano poi i piedi a vicenda e perde palla così Mantova. Percentuali che sono, come dicevo appunto, calate per gli Sticks, che tirano comunque con il 76% dal campo, quindi comunque tanta roba. Udine 33%, deve necessariamente migliorare, più 15 per gli Sticks. Altro cambio per Udine, stavolta scende davvero Lorenzo Penna, dentro Andrea Amato, quindi Amato, Fabi, Nobile, Severli per la Old Wild West, Ferrari, Poggi, Maspero e Clark invece per la con l'attacco adesso gestito da Vittorio Nobile, che tanto male ha fatto in passato agli Stinks in diverse occasioni. Errore da parte di Udine nell'occasione, recupero da parte di Maspero che alza il tiro, layup veramente di grande qualità da parte di Maspero in transizione. Questo è un grande canestro, ma Alberto, quando ti vengono bene le cose facili, le forzature te le prendi e te le prendi con il senso. Quando invece non ti riescono bene le cose elementari, che provi magari per tutta la settimana, fai fatica anche a trovare delle forzature ragionate. Qui Udine sta perdendo davvero la maniglia della partita, perché qui Beverly va a fare un fallo ingenuo su un giocatore che gli paga centimetri ma soprattutto chili, e quindi è evidente che Udine stia uscendo dalla partita. Ramagli prova a farcela rientrare la sua squadra alzando anche il tenore del dialogo con la terna arbitrale, ma l'unico dialogo davvero che può avere l'allenatore è quello magari spendendo anche un time out in più per cercare di resettare, perché 39-22 dopo 14 minuti di gioco, con Mantova che a livello di proiezioni potrebbe giocare nel computo dei 20 minuti per andare oltre quota 50. Assolutamente, sarebbe una partita veramente importante da parte di Stissi, sarebbe record stagionale almeno per quanto riguarda il primo tempo. Con gli Sticks adesso sono sempre in zona d'attacco, perché comunque c'è stato un fallo da parte di Udine, il quarto speso in questi primi 3 minuti 59 di secondo quarto, rimessa operata da Ferrara verso Lorenzo Maspero con Amato che prova ad alzare l'intensità difensiva e recuperare il pallone. Clark, ancora Mantova in attacco, 41-22, una sola squadra in campo. No, ma Alberto, stai dicendo benissimo, Udine non c'è, sono 15 minuti di blackout totale per la formazione di coach Ramagli, che nonostante le difficoltà è riuscita a rimanere più o meno in partita grazie ai tiri liberi, ma soltanto 4 punti in 5 minuti abbondanti sono troppo poco. Anche se adesso Clark sbaglia non di poco il passaggio, ci prova Fabi da 3 punti per dare la scossa in casa friulana, 41-25, una prega del derby per secondo che conducono con un ampissimo margine adesso per la Pompea, gestito da Lorenzo Maspero che ovviamente non ha fretta di forzare la mano, ci prova comunque da 3 punti Lorenzo Maspero in un tiro forse un po' troppo egoista della situazione, ma ci sta visto comunque la gara intensa che sta disputando Maspero. Amato per la seconda bomba di fila che però viene fallita, si rimane sul più 16 Stins e siamo entrati negli ultimi 5 minuti del primo tempo. Non era un tiro ben preso quello di prima, perché Mantova, avendo due playmaker in campo, non può non giocare con i 24 secondi a maggior ragione con quel margine. Quindi adesso invece questa è un'ottima azione con Mantova che fa roteare, fa girare il pallone e poi può arrivare un tiro estemporaneo che viene sputato dal ferro. Ancora Poggi a catturare l'ennesimo rimbalzo offensivo della partita. Udine, che ricordiamo è la squadra che concede più rimbalzi offensivi del girone est. Clark attacca con in penetrazione, scarico verso Maspero, Ferrara penetrazione. Bravo. Con un secondo, palla che viene fermata dal ferro, rimbalzo preso da Udine con Beverly che lancia Nobile in penetrazione, Fabi nell'angolo chiuso da Maspero, c'è poco spazio per girarsi, avanza comunque Fabi che dà diversi centimetri a Maspero, Amato da tre, errore, e Beverly che prende il rimbalzo con il fallo subito dall'ex giocatore di Brescia. 41-25, 4-0-5 al
termine del primo tempo. Minuto di sospensione chiamato da coach Ramagli, forse un po' tardivo per quello che abbiamo visto. Coach Finelli invece l'ha chiamato, non Ramagli. Sì, l'ha chiamato coach Finelli per un motivo, perché la Mantova più bella della stagione, i 16 minuti di basket più bello che a Mantova si siano visti probabilmente, qui chiedo a te, negli ultimi due anni, non possono essere inficiati da un calo di ritmo, perché Mantova ha la possibilità di rimanere oltre le 15 lunghezze di vantaggio e sarebbe un peccato non andarla a concretizzare per un calo che poi alla fine sappiamo nel basket come funziona. Basta un calo, tre azioni, 9 punti e si ribalta completamente l'incedere della clessidra. Bene a chiamare il time out, però io continuo a vedere una che più mi sta sorprendendo, quello è un torre che ci ricorda l'analisi del nuovo quarto, che Vigorin sta facendo rimpiangere Loson in difesa, quindi con tutto che a Vigori vanno soltanto fatti i complimenti, una tiratina d'orecchia a Beverly probabilmente ci può stare. Ma la cosa che sorprende di più è vedere le statistiche di Giovanni Pocci, che in 8 minuti 53 punti, 9 rimbalzi catturati, veramente se non è un record poco ci manca. Grande impatto nella partita di Giovanni Pocci, grande impatto di Vigori che ha già subito 2 falli, appunto dicevamo quanto poteva essere importante l'impatto della panchina in questa partita. Beh, diciamo che abbiamo avuto delle risposte importanti da parte di Mantova, poche invece le risposte positive in quelle di Udine. 49-25 la valutazione complessiva, direi bene ma non benissimo la Old Wild West, doppiata quasi nel punteggio ma anche proprio nella valutazione. Ci sono 4 minuti e 5 comunque per rimediare a quello che è stato un brutto primo tempo di Udine, ma uno straordinario invece primo tempo da parte di Stix. Do conferma, effettivamente uno dei migliori degli ultimi 2 anni da quando c'è appunto Pompea come main sponsor. Attenzione alla penetrazione da parte di Cortese con il fallo commesso da Lorenzo Maspero, secondo per Maspero, 2 liberi per Cortese che prova comunque a prendere un po' di fiducia dalla lunetta. Mantova che rimette nella mischia Raspino per far capire che l'intensità difensiva non deve mancare, che il carisma in attacco ci deve essere sempre. Beh, ma è ovvio, il basket è lo sport più completo probabilmente che esista, non a caso, proprio perché è un connubio sempre costantemente che deve essere omogeneamente equiparato fra concentrazione, mentalità, condizione, freddezza, sono tantissime le caratteristiche. E guarda come esce invece Udine dal time out con 3 punti, andandosi ad aggrappare al ferro proprio con Gerald Beverly. Attenzione, perché i momenti del basket nelle partite sono tanti e Udine sta provando alla sua maniera a rientrare in partita. Eh sì, perché Mantova era andata alle soglie del più 20, adesso è tornata sulle più 13, ma ancora Gersetti a realizzare il nuovo più 15 degli Stinks. 3-28, ultimi 3-30, Amato cambia lato, c'è Cortese che si sblocca da punti e questo può essere un fattore importante. Cortese che ha la mano calda, sembra avuto una mano molto calda nella sua carriera, può essersi sbloccato anche a livello mentale in questa gara. 43-31, Gersetti in punta da 3, errore, Loson cattura però un altro rimbalzo, il quinto della partita a livello offensivo per gli Stix. Beverly cancella Loson e fa ripartire Udine con Andrea Amato contro Raspino. 43-31, sempre quello il risultato, con Amato che non trova l'appoggio al tabellone. Loson recupera con 3 minuti alla fine. Non corretta la soluzione di prima di Kenny Loson, che, lo ribadisco, Mantova sta giocando come se si fosse punto a punto, poi mi correggo perché Loson prende questo tiro, quindi dico niente, però volendo proprio trovare l'ago nel pagliaio di una prestazione davvero sontuosa, ribadisco, l'unica cosa è che Mantova non sta giocando guardando il cronometro. Esattamente, 2:36, non c'è molta amministrazione del tempo per quanto riguarda gli Stix, ma il punteggio sta premiando questa idea di gioco da parte di Mantova. Più 15, Matteo Ferrara lascia il posto al vice Sarto, un ottimo Matteo Ferrara per questi primi 13 minuti che ha sostituito in modo più che positivo sia lui ma anche il resto della squadra l'assenza di Riccardo Visconti, che sappiamo essere un fattore a livello offensivo se in giornata. 46-31, ultimi 2:30 con Udine che deve cercare di mettere a posto la partita in vista di un secondo tempo con il coltello tra i denti. Fallo subito da Cortese, altro viaggio in lunetta per gli uomini di coach Ramagli, che sono arrivati ormai a tirare i tiri liberi, 13 e 14 della partita. Sì, vado a fare un'aggiunta alla tua analisi puntuale. Visconti quest'anno sta dando tanto anche difensivamente, la crescita probabilmente maggiore di Riccardo Visconti si sta vedendo nel suo approccio difensivo, non è più semplicemente il giocatore
un po' femmina, passami il termine, incompleto, un po' vincolato alla percentuale di tiri, ma adesso è un giocatore molto più completo. Io in Sarto di oggi rivedo il Visconti di un tempo. Sarto è un altro giocatore su cui, se Finelli riesce a lavorare, è riuscito a lavorare su Ferrara e su altri ragazzi giovani, oggi Mantova rischia di trovarsi in casa davvero un patrimonio. Assolutamente, Visconti al secondo anno, vediamo se secondo anno in maglia Stings, vedremo se recupererà il 100% della condizione, vista della difficile caserta con Caserta, difficile trasferta con Caserta. Clark qui non arriva al ferro, fermato dalla buona difesa in questo caso della Old Wild West, con Cortese che attacca in penetrazione sulla difesa di Raspino, altra palla buttata alle ortiche di una Udine che sta facendo molta fatica a essere continua, alcune azioni degne di nota, ma soprattutto tanti punti negativi. Questa prestazione è abbastanza difficile da commentare di Udine, che si presentava in verità con veramente tanto entusiasmo questa sera alla Grana Padano Arena. Seguiamo questa azione degli Stings, perché adesso sono veramente alle soglie dei 50 punti, quello che potrebbe essere un record per il primo tempo della stagione di Mantova. Gersetti lavora contro Antonucci, arriva l'aiuto da parte di Cromer, Sarto con la mano calda da tre punti direttamente sul tabellone, Loso poi cancellato da Beverly con il pallone ricacciato nella gola del numero 25 di Mantova da parte del lungo udinese. Ancora una layup o quasi che si chiude sull'asse Amato Beverly. Udine torna a meno 11, time out per la Pompea Mantova con coach Finelli che non ci sta. Mantova che ha sperperato quel vantaggio che si era creato di 19 punti. Due brutti attacchi, due brutte difese per Mantova, con Lawson che sulla stoppata clamorosa da parte di Gerald Beverly ha semplicemente sbagliato il fatto della preparazione del tiro in sé. Quello era un tiro che andava fatto forte, inchiodato probabilmente anche con la previsione di prendere un fallo. È andato su molle probabilmente Lawson, passate le percentuali di tiro infatti per gli Stings, e ne è arrivata una stoppata per una Udine che lentamente, senza lasciare comunque spazio all'esaltazione, però rimane attaccata al match. Eh sì, perché 11 punti è già un'altra cosa, appunto, come dicevamo, rispetto ai 19 di prima. Udine che prova a raddrizzare una gara che si è complicata sin dai primi primo punto di stagione, 13 punti per Loos, per noi che 6 rimbalzi e 2 assist, Gersetti 10 punti, 2 rimbalzi, un fallo subito, e poi anche Clark con solo 2 conclusioni sbagliate questa sera, per lui 8 punti in 16 minuti, giocatore biancorosso più impiegato in questo primo tempo. Si rientra dal timeout chiamato da coach Finelli con 1:30 sul cronometro di questo primo tempo, che vede Mantova avanti di 11 lunghezze, 46-35. Rimessa eseguita da Kenny Lawson, protagonista in negativo non tanto di questo primo tempo ovviamente come abbiamo detto, ma dell'azione precedente, stoppato da Beverly. Clark, ancora Lawson proprio contro Beverly, palla buttata da Mantova in questa occasione sul suggerimento verso Raspino. Amato palleggia all'indietro l'ex giocatore di Verona, Amato verso Cortese, cerca dentro Beverly, ancora contro Lawson, fallo spesso da Lawson che sta pagando un po' il confronto soprattutto a livello di fiducia queste ultime azioni con Beverly. Sì, vero, vero, è calata molto anche la capacità di contenere Beverly che sta entrando in fiducia. Lawson un'altra palla persa, è una partita che probabilmente, sai, gli Stings in questo momento stanno cominciando a pagare un pochettino di scotto per quello che era stata la spinta, però come è successo nell'ultimo minuto del primo quarto sarebbe importante mantenere la doppia cifra e aggredire quota 50 per andare negli spogliatoi con una motivazione aggiuntiva. 1:05 per raggiungere questo obiettivo per Mantova, mentre intanto Udine torna sotto la doppia cifra di svantaggio, 46-37. Un Udine che insomma ha fatto veramente tanta fatica fino a questo momento, probabilmente pochi avrebbero creduto in un rientro appunto sotto il meno 10, invece Mantova si è un po' rilassata, ha calato anche un po' a livello di percentuali in attacco e Udine ne ha approfittato, da grande squadra qual è. Comunque basta leggere un po' i curriculum dei vari nomi presenti nel roster per capire di che squadra c'è oggi la Grana Padano Arena. Clark cerca di coperta la difesa, qua uno segnato, poi idee in attacco per Stings, Lawson da sotto realizza comunque un canestro dalla spazzatura con Mantova che ha fatto davvero fatica a costruire questa azione. Ottima difesa di Udine, ma non è bastato. Wow, veramente canestro magnifico di Kenny Lawson con un occhio al cronometro, sempre in controllo. Cromer intanto spara, ecco la Udine che rientra prepotentemente in partita, meno 8, ultima azione per Mantova che non avrà assolutamente interesse a forzare le cose.
4-8, 4-0, ultimi 16 secondi, spento il cronometro dei 24, si va fino in fondo, almeno direi che sia questa l'intenzione di Clark e compagni. Clark che tiene il cronometro, fa segno con la mano, aspettate, ultimi 5 secondi, adesso Matova deve accelerare con Clark che arriva fino al ferro, l'errore da sotto, Antonutti recupera ma c'è la rimessa, anzi no, gli arbitri alla fine fischiano la fine del primo tempo, 48-40, primo tempo che ha visto Matova dominare praticamente per 16 minuti, si era portata avanti anche di 19 punti, poi Udine ha preso il sopravvento quando Matova è calato un po' fisicamente e anche a livello forse anche un po' di concentrazione mentale in difesa. No, è che è impossibile esprimere la pallacanestro che Matova ha fatto per 15 minuti su 20 nell'arco di una partita intera, i passaggi a vuoto ci sono, l'hai detto tu, c'è di fronte una grande, grandissima squadra, una squadra che gioca un basket che oggi non sta funzionando ma che comunque è armata da giocatori con una individualità potente, quindi io francamente non vedo grosse preoccupazioni, l'unica è non aver raggiunto quota 50, perché con Udine che difende così e un'efficacia offensiva come è stata messa in campo inizialmente sarebbe stato importante. Si riparte dal più 8 che non è poco, ecco, la cosa importante sarà aggredire nel terzo quarto per mandare un segnale alla gara, se fai rientrare Udine poi vai a rischiare. Fine primo tempo quindi della Grande Padano Arena, Matova conduce 48-40 con Udine, adesso per noi 10 minuti di pausa e poi rientriamo per il secondo tempo di questa decima giornata di Serie 2 Est. Teatro società che sta per entrare in campo è Sport Evolution di Parma e anche lei fa parte del circuito dell'Energia Cup. Un grossissimo applauso per questi ragazzi. Thank you.
Amici della Pallaspichi di WebRadio 5.9, René Pipassa, Alberto Carmone vi ridà la buonasera dalla Grana Padano Arena di Mantova. Tra poco si ritornerà in campo per Pompea Mantova Old Wild West Udine, con me c'è Enrico Bonzanini di Sport Italia. Allora Enrico, intervallo sul 48-40 con Mantova che aveva raggiunto il più 19 verso la fine del primo tempo, poi un grande recupero di Udine nel momento in cui Mantova è calato un po' di concentrazione e anche di fisicità. Un calo che ovviamente ci sta per l'altissimo ritmo che hanno tenuto i biancorossi per 15-16 minuti. Guarda, mi ripeto, era impossibile giocare a quel livello per 20 minuti su 20, altrimenti insomma staremo parlando di due squadre di categorie diverse. Udine ha iniziato a giocare alla propria pallacanestro, impedendo a Mantova di fare le cose semplici che erano state letali nei primi, specialmente nella parte centrale dei due quarti già giocati, ed è riuscita lentamente a risalire la china con due bombe pesantissime che hanno modificato l'incedere di questa gara. Mantova però adesso deve rientrare in campo e deve rientrare con un piglio guerresco. La grande capacità che c'è stata nel primo tempo di mettere break fra le due squadre è stata proprio dettata dagli approcci. Fortissimo nel primo quarto, fortissimo all'inizio del secondo quarto. Se così sarà anche in questo terzo parziale, io credo che Mantova potrà iniziare a porre i presupposti per poter anche pensare di poter vincere. Una vittoria che sarebbe importante per Mantova, considerando il KO che è arrivato a mezzogiorno da Verona, con la sconfitta della Tezenis in casa con l'Unieuro Forlì e anche con il momentaneo stop di Ravenna, che è appaiata con Mantova a quota 12 punti. Ravenna che sta perdendo a San Severo al 20esimo 47-39. Ovviamente vi terremo aggiornati nel corso della radiocronaca anche su questa partita. Mantova che eventualmente con una vittoria andrebbe a quota 5 vittorie di fila, arriverebbe così molto molto carica per le ultime tre partite di questo girone d'andata, di cui di fatto si sta decidendo un po' anche la formazione per quanto riguarda la Coppa Italia. Una Mantova che nelle prossime gare affronterà Caserta, Ravenna e Verona nell'ultimo turno, quello che sarà un match veramente molto molto interessante. Si torna in campo con gli Stinks, che schierano il quintetto base, di fatto quello con cui hanno iniziato il match: Matteo Ferrara, Tommaso Raspino, Kenny Loso, Mario Gersetti e Rodney Clark, con Udine che invece fa qualche variazione rispetto allo starting five. Fiducia da Lorenzo Penna invece che ad Andrea Amato, poi anche Riccardo Cortesi, Michele Antonutti, Gerald Beverly e TJ Cromer. Amato non benissimo questa sera, invece Penna ha dato un piglio importante nel momento in cui siete impiegato sul parquet. Sì, è cambiata Udine con Penna in campo, adesso ci prova subito a trovare soluzioni anche nel tiro da fuori. Mantova è partita bene però. Ottimo recupero da parte di Clark, che appoggia al vetro il più 10 degli Stinks, raggiunta quota 50 punti, con Udine che non ha, ha impattato benissimo questo secondo tempo. TJ Cromer, come Udine approccerà questa gara dopo il primo tempo così così. Penna a 3 punti, uscita a ritorno all'area, errore per Kenny Loso, con Clark che spinge subito in transizione. Loson cambia lato Mantova, arriva da Raspino, poi Clark ancora in punta. Raspino cerca il blocco di Loso che si apre in pick and pop, riceve Loson in penetrazione in post up contro Beverly. Due punti che non arrivano per Loson, rimbalzo per Lorenzo Penna. Difeso bene qui Beverly, perché ha invitato Loson al tiro e poi ha iniziato subito lo show e gli ha impedito di avere una visuale molto facile di tiro. Qui un bel contropiede di Mantova, palla difficile per Loson, che comunque va a lucrare un fallo da situazione complessa. Un minuto e 10 dall'inizio di questo terzo quarto, ancora Udine continua a pagare approcci sbagliati. Esatto, già due palle perse in meno di 80 secondi per la Old Wild West, da cui è nata un'occasione da due punti, è nata anche questa rimessa adesso per Ferrara che gestisce il possesso con Raspino. 15 secondi per andare a tiro per Mantova, con Rodney Clark a lavorare contro Lorenzo Penna. Attacca il ferro Clark e poi trova un altro canestro da iniziativa personale. 4 punti Mantova, 4 punti Rodney Clark in questi primi 90 secondi. Dato Clark entra nel terzo parziale in doppia cifra, ma è un giocatore che ha deciso di prendersi lui le responsabilità, perché mancano quei 2-3 tiri che magari Visconti riesce a mettere di solito nelle partite da tre. Qui male in difesa Mantova, invece è un regalone per Penna. Battezzato con troppo ottimismo qui Lorenzo Penna, altra occasione qui viene dato tanto spazio al giocatore che da tre punti comunque può far male.
52-43 con la pressione proprio di Penna su Rodney Clark. Lawson riceve da Gersetti, Shaw da parte di Beverly che commette fallo su Lawson. Su fallo è il fallo commesso da Beverly. Anche un richiamo per coach Finelli, che ha sbraitato forse un po' troppo nelle precedenti occasioni. Un richiamo ufficiale quindi per il tecnico di Mantova, rimessa per gli Stings, 7:54 alla fine del terzo quarto, 52-43 rimessa per Tommaso Raspino. Il movimento di Ferrara coperto da Cromer, lavora Ferrara in post up ancora una volta, subisce il fallo, due liberi, grande maturità da parte dell'under Matteo Ferrara, anzi del senior da questa nota Ferrara. No, grande maturità di tutta Mantova, che è ripartita dalle cose buone che avevano creato il gap. In post Ferrara a giocarsi il mismatch con Cromer, situazioni aperte con tiro solo se però ce n'è la possibilità di prenderlo piedi a terra. Mantova è ripartita molto molto concreta e ha lievemente aumentato il gap. Adesso credo Ferrara dalla lunetta potrà distanziare ulteriormente Udine. 54-43 con il quinto punto della partita di Matteo Ferrara. Mantova non precisissima stasera, 4 su 7 prima di questo doppio viaggio in lunetta di Ferrara, che ha messo il primo ma sbaglia il secondo. Si rimane sul più 10 per gli Stings, 5 punti per Ferrara, complessivo 5 su 8 per gli Stings finora. Adesso attacca il 5 su 9, scusate, attacca il ferro Udine con Michele Antonutti che torna a farsi vedere. 53-45. Penna molto più che bene, Alberto, perché sta dando veramente tante tante soluzioni e quando non è personale attacca per la squadra e Udine beneficia. 8 punti per Lorenzo Penna, ma seguiamo l'azione degli Stings con Ferrara che cerca Lawson, lavora contro Beverly, lavora benissimo in questo caso. Canestro in step back per Kenny Lawson, 55-45, sono 15 punti per Kenny Lawson. Bravo, bravissimo davvero Kenny Lawson, perché ancora una volta si prende un tiro in allontanamento usando Beverly come una sorta di elemento di equilibrio aggiuntivo. Capo di Udine che adesso è in possesso della palla con Riccardo Cortese, si fa vedere proprio Beverly, 8 secondi al termine di questa azione con Cortese che cerca Cromer con spazio ancora una volta dimenticato dalla difesa di Mantova. Penna ancora una volta fa una cosa utile, penetrazione da parte di Cromer che mette al ferro altri due punti, 55-46. E questo è un regalone per Udine perché ci si dimentica di tagliare fuori, arriva un extra pass velenosissimo per Mantova. Meno 8 da parte della Old Wild West, Udine che adesso deve difendere su questo attacco da parte di Mantova. Raspino da 3 punti, secondo ferro e poi ancora in difesa, fa la voce grossa qui la formazione bianconera che ricicla il pallone, ma la voce grossa in questo caso la fa Raspino con un ottimo recupero, taglia l'area a cercare poi Clark da 3 punti, azione che non si conclude nel migliore dei modi per Mantova. 3 contro 1 con il fallo normale fischiato a Antonutti, forse c'erano gli estremi per l'antisportivo da parte di Raspino su un Antonutti lanciato in contropiede con una netta supremazia numerica da parte della Old Wild West. Fallo fischiato a Raspino e rimessa per Udine. Guarda, io voglio cercare le motivazioni della mancata chiamata dell'antisportivo nella presunta velleità del giocatore di arrivare seppur in ritardo con i tempi sbagliati sul pallone. Effettivamente quello di Raspino è un fallo utilissimo, speso, perché ferma un contropiede aperto 3 contro 2, però gli estremi ad onor del vero per l'antisportivo ci potevano stare. In ogni caso adesso c'è la rimessa per la Old Wild West, è il secondo fallo fischiato, anzi Raspino, anzi il terzo fallo fischiato a Raspino, il giocatore che ne ha commessi di più per gli Stings in questa gara. Cromer proprio contro Raspino, 2 punti per Cromer che è entrato in partita, punti 11 e 12 per l'Udinese. Sbaglia Mantova che adesso psicologicamente forse paga il momento un po' negativo degli ultimi 2 minuti. Cromer con spazio attacca l'area, poi lascia Antonutti un pallone forse troppo sotto. Antonutti che
sfonda Ferrara, ma il fallo è di Ferrara che secondo l'interpretazione della terna forse ha preso posizione troppo tardi rispetto all'attacco e penetrazione di Antonutti, ecco perché non è stato fischiato lo sfondamento. Comunque è il terzo fallo commesso dagli stessi in questo terzo quarto. No, non sono d'accordo, perché qui Antonutti ha fatto un one to all molto molto complicato da gestire nel traffico, era fermo, Ferrara aveva preso posizione, probabilmente ci poteva stare la chiamata di sfondamento. Per Ferrara è il secondo fallo personale, rimessa Udine con Cromer, 5-5-4-9, ultimi 5-34 di questo terzo quarto. Occhio, occhio però al recupero di Mantova con Raspino che intercetta il pallone, poi palla che si impenna con il tocco di Penna e c'è la rimessa quindi per gli Stings nella zona della panchina di Udine, con Mantova che prova a tornare a segnare solo 7 punti in questi primi 4 minuti e 33 per gli Stings, 9 invece per Udine che si è riportata pienamente in partita dopo essere tornata sotto di 10 lunghezze con la Pompea che adesso adopererà questa rimessa, 18 secondi per andare a tiro, quindi c'è tutto il tempo per costruire qualcosa di importante. Raspino, Clark, il pick and pop giocato con l'Osso però coperto subito dalla difesa di Udine. Ferrara, Raspino prova ad attaccare il ferro ma mette un piede oltre la linea, palla persa Stins con il meno 6 di Udine che adesso andrà alla rimessa. Cambio Mantova, dentro Sarto, fuori Ferrara che si va a chiarire con Fieri, fuori Ferrara. Un terzo quarto bruttino che ovviamente va catalogato come bruttino all'interno. Udine si è attuata a giocare sotto ritmo e Piampino sta avvicinando a Mantova. È entrato quindi Sar, posto di Matteo Ferrara. Cromer contro Lawson, cambia lato, cerca Penna, Beverly sotto canestro per Raspino, va a cercare Cromer con la mano caldissima da tre punti, lotta a rimbalzo con Raspino che lavora benissimo su Beverly che aveva in un primo momento catturato la carambola. Clark, Gersetti, 15 secondi per andare a tiro per gli Stings, ennesimo blocco portato da Lawson con Gersetti che si alza da tre punti con la mano in faccia di Antonutti. Gersetti di qualità la mette dentro in un momento molto delicato della partita. È il capitano, è il giocatore più esperto, è il giocatore che quest'anno è stato chiamato a fare la chioccia a tanti. Momento di difficoltà per Mantova, si alza, prende un tiro fuori ritmo probabilmente e lo manda a bersaglio. Altro rimbalzo catturato da Raspino, è il quarto della sua partita, serve poi Clark che arriva fino in fondo, il canestro rovesciato, Rodney Clark chiama a raccolta tutto il pubblico della Grana Padano Arena, time out per coach Ramagli, Mantova che ha rimesso la testa avanti di 11 punti proprio nel momento di maggior sofferenza in cui Udine stava producendo il miglior momento appunto della sua partita. Guarda, se c'è una cosa che mi fa impazzire del basket è la capacità di pubblico e giocatori di entrare in empatia. Io credo che in questa stagione a Mantova si stia vedendo un qualcosa che non si era visto nelle altre stagioni, che erano state comunque di crescita di una società che è partita dalla periferia, è partita dalla provincia per poi arrivare nella città. Questa volta mai come in quest'anno, ma non soltanto nell'ultima azione dove Clark e Gersetti hanno chiesto a ripetizione senza tra l'altro bisogno magari di chiederlo l'apporto del pubblico, c'è davvero empatia, c'è la capacità del pubblico di spingere quando la squadra magari fa un po' più fatica e la capacità magari del pubblico di cercare di influire sulla squadra avversaria se sta entrando in ritmo. È una cosa speciale che credo esista solo nel basket e che esiste soprattutto nelle grandi piazze. Mantova sta cominciando a diventare il campionato nazionale, quindi insomma, il pubblico mantovano sta anche maturando da questo punto di vista. Il time out di coach Ramagli per discutere di una Udine che come dicevamo si era riportata sul meno 6, adesso è precipitata a 11 lunghezze di distanza per merito di una Mantova che si è affidata ai colpi di Mario Gersetti e Rodney Clark, stasera percentuali importanti di Stings nel tiro pesante, 7 su 18, poi anche un 17 su 22 complessivo nel tiro da 2, quindi insomma percentuali davvero davvero interessanti per i biancorossi. 4 e 13 al termine del terzo quarto con il possesso gestito da Andrea Amato. Ramagli prova a ridargli fiducia, rimette in panchina Penna anche perché comunque non poteva giocare tutta la partita a quel ritmo. Vediamo se Amato torna a incidere come non ha fatto fino a questo momento. Occhio a Raspino che arriva con troppa foga sul pallone, quarto fallo per Raspino, occhio perché questo può essere un evento da cerchiare il rosso della partita. Sì, ha rischiato il quinto perché l'arbitro era lì lì per formare la T con le due mani, quindi deve stare molto attento Raspino perché
in assenza di Visconti è un giocatore in grado di creare le superiorità sul campo, e Mantova ne avrà bisogno perché il parziale lascia apertissima la partita nei 13 minuti che mancano. Assolutamente sì, Raspino ovviamente richiamato in panchina, al suo posto Lorenzo Maspero. Si abbassa il quintetto degli Stins, ma non cala l'intensità difensiva, perché comunque Maspero prova a tenere adesso su Cromer, messo a sedere qui Maspero, che non può tenere a livello fisico, a livello di altezza, se non altro TJ Cromer. E Udine torna su 60-51, attacco Stins con proprio il play Lorenzo Maspero. Si fa vedere in uscita dai blocchi anche Clark, abbracciato da Amato. Clark fino in fondo a creare, a cercare un canestro dei suoi, sbagliato. Cromer già dall'altra parte, trova, cerca e trova il fallo, un fallo cercato a lungo, limite, da parte limite di Cromer, che ha tardato il tiro proprio per ricevere appunto il tocco da parte del difensore mantovano, abbastanza evidente, molto al limite. Nulla dire, e infatti ci sono tante proteste da parte del pubblico di Mantova, che ovviamente addirittura forse c'è stato, vedo la lunetta vuota, probabilmente c'è stato anche qualcosa in più che un semplice fallo. Esatto, forse anche un tecnico, visto che comunque Cromer in questo momento sta tirando senza giocatori mantovani all'altezza della lunetta. Secondo libero, e adesso infatti ci sarà il terzo libero, due perché doveva già tirare per il fallo subito, più l'altro per il fallo tecnico che forse è stato fischiato alla panchina, perché ho visto Finelli abbastanza bordò in viso in precedenza, quindi non vorrei che dopo il richiamo ufficiale che è arrivato in precedenza fosse arrivata una chiamata arbitrale. Non ho capito perché continua a tirare la lunetta. Terzo libero praticamente, per quarto libero per Cromer, 60-54. Sinceramente non ho capito. Partita però riaperta da parte di Udine, 6-0-5-4, con la possibilità di attaccare per Mantova e la necessità, più che la possibilità, di ritrovare invece fluidità in attacco, che nel terzo quarto è mancata. Adesso Mantova ancora con Sarto che ci prova da tre punti, importante errore, 60-54, si rimane con Udine che adesso può tornare un possesso solo di distanza. Amato si scontra con Sarto, bravissimo a prendere la posizione Sarto, bravissimo a subire lo sfondamento da parte di Amato. Sì sì, assolutamente, ineccepibile in questo caso la chiamata. Sarto ha sentito il fiuto della giocata personale da parte di Amato, che era già dal primo passo, non ha più potuto a quel punto cambiare drasticamente direzione ed è andata ad inchiodare Alvise Sarto. Ferrara per Lawson, questo è un cambio molto interessante per Finelli. È molto interessante perché adesso Mantova ha un quintetto veramente molto giovane in campo, tre giocatori veramente molto molto giovani, Maspero, Ferrara e Sarto, e poi due esperti come Clark e Lawson, per invece Udine, Zilli, Cromer, Antonutti, Fabi e Amato. Adesso Mantova con Clark, Ghersetti cerca Sarto, che però non tenta la tripla, violazione di passi da parte di Sarto, che ci ha pensato un po' troppo nell'occasione, se tentare la bomba oppure la penetrazione. È un ragazzo giovane, è un ragazzo che ha una sensibilità nel polso notevole, deve farsi irretire dalla mano in faccia, se il tiro è buono lo prende. Qui ha fatto due cose a metà ed è stata inevitabile la chiamata di passi. Ragazzo anche con una grande etica del lavoro, come ha sottolineato anche coach Finelli in conferenza stampa post partita, per lui tante giornate passate a cercare le 500 realizzazioni in orario e anche non orario d'allenamento. Attenzione a questo attacco di Udine con Giacomo Zilli, raddoppiato nell'occasione, errore, ma ci sono due liberi per l'ex Agrigento, centro classe 95. Non è d'accordo la terna con Finelli che chiama Vigori in campo. Il quarto fallo fischiato, vediamo, a Sarto, forse, anzi terzo fallo per Sarto, dentro Vigori, per far respirare anche un po' a livello di falli il quintetto di Mantova. No, è che Zilli stava facendo malissimo, perché ovviamente con un quintetto come era in campo in precedenza avevi la possibilità di attaccare meglio le spaziature in attacco, ma in difesa inevitabilmente Udine da squadra esperta è andata a giocare dentro l'area, supremazia fisica con Fabi e con Zilli, che è stata per il momento mal capitalizzata con un 0 su 1 dalla lunetta. Zilli al secondo tentativo centra
il bersaglio meno 5, minor svantaggio di Udine da tantissimo tempo a questa parte, quindi gara assolutamente da seguire per quanto riguarda i prossimi 12 minuti complessivi. Gersetti con il tocco da dietro di Fabi, recupera comunque l'equilibrio. Gersetti ci prova a tre punti con la mano in faccia, arriva un cross per Gersetti, troppo ambizioso forse nell'occasione, ha voluto in modo questo, ma forse stava una costruzione per l'azione. Ultimo minuto 58 di partita per quanto riguarda Udine, mi sembra il vecchio predatore stanco, quello che si lascia, passami il neologismo, saccagnare dal giovane capobranco e poi pian pianino però al mestiere sa come rientrare in partita. Infatti arriva ad un solo possesso di distanza, coach Vinelli sarà costretto al time out. Ci sono due giocatori intanto degli Sticks pronti a rientrare, 60-57 Mantova che ha sperperato un vantaggio importante di 10 punti, di 11 punti scusate, in questo terzo quarto. Gersetti, Sticks che adesso lavorano meno bene in attacco, Gersetti non sa da che parte girarsi, non trova più il canestro e quando manca intensità in attacco si fa davvero fatica poi a staccare gli avversari. Amato per riprendere la partita, per impattare a quota 60, fermato dal primo ferro. Amato fermo a quota 0 in questa gara, decisamente non da lui. Ultimo minuto di gara, Ferrara, gioco fermo, c'è un fallo commesso da Udine, doppio cambio per Amato, a Finelli non ferma il gioco però cambia il suo quintetto, rimette dentro fisicità, muscoli sotto canestro, Poggi e Loson al posto di Gersetti e Vigoli. Poggi adesso deve fare quello che era riuscito a fare nella sua prima apparizione, dare intensità, dare dimensione, struttura alla difesa, anche andare a rompere le scatole in attacco, cercare di dare extra possessi a una squadra che, l'hai detto bene tu, non sta più attaccando da squadra, sta cercando soluzioni personali e ovviamente non riesce più ad andare in ritmo corale. Sì, Mantova che ha segnato di fatto 12 punti questi ultimi 6 minuti, molto a fatica, di cui 2 anche dalla lunetta, visto che adesso Maspero fa appunto 2 su 2 a cronometro fermo. Più 5 Stinks con l'attacco adesso di Udine con Vittorio Nobile, palleggio resto, tiro dalla media, l'errore e il rimbalzo importante catturato da Poggi, decimo rimbalzo della sua partita fino a questo momento, stra positiva. 9 minuti di partita ancora, Poggi Udine in fase di costruzione dell'attacco, cerca dall'angolo Ferra che temporeggia da 3, scivola, cade malissimo sul sedere Ferrara, da sotto ancora Poggi e bravissimo a guadagnarsi 2 liberi. Tante sportellate sotto canestro sia per Ferrara che per Poggi. Ferrara che è caduto, come dicevamo prima, male sul sedere, infatti rimane a terra. Un colpo importante al Cocige per il numero 10 degli Stins, vedremo se potrà continuare. Il preparatore fisico Missarelli chiede se va tutto ok. Ferrara rimane in campo 6-2-5-7 con Poggi protagonista. Meno protagonista la terna, aveva arbitrato benissimo nel primo tempo, decisioni giuste che non avevano inciso minimamente sull'incedere del match. Adesso non è che fischino male, si intenda, è che non fischiano le stesse cose dalle entrambe le parti del campo e questo un pochettino sta innervosendo la partita. Qui probabilmente c'erano 3 falli in un'azione, è stato fischiato il più evidente. Con Poggi che adesso completa il suo buon momento con il quarto punto della sua gara, 11 rimbalzi catturati da Poggi in 9 minuti e 20. Veramente importante la gara della Grande Romana stasera. 6-6-5-7, 5 punti per Poggi con il più 9 Stinks, anzi più 7 dei Mantova, scusate. Attacco per Udine, sarà credo l'ultimo di questo questo terzo quarto per la formazione ospite. Penna, Amato, doppio play in campo per la Old Wild West. Amato e Penna, ancora Amato, 6 secondi, 5 secondi, ci prova Zilli, fallo di Ferrara, è il quarto per lui, altro problema per gli Stinks, ma ancora una volta, come dicevamo Enrico, forse la terna sta perdendo un po' di mano le redini della partita. Allora, Zilli è stato bravo perché ha preso posizione nell'unico punto in cui gli Stinks non avevano rollato correttamente in difesa. L'azione è sapere. L'unica incitata che per me contava non esisteva. Zilli non capitalizza il primo libero, anzi capitalizza il primo libero, scusate, 64-58, ultimi 10 secondi e 6 decimi quando si ritornerà poi a giocare.
Zilli fa 2 su 2. Quindi 64-59, ultimo attacco di Mantova con Clark che parte a 100 all'ora, fino in fondo, Rocky Clark, arriva l'appoggio da parte di Maspero che subisce fallo. Direi abbastanza evidente visto che è stato sbilanciato nel tentativo di correggere in tap-in il canestro sbagliato in precedenza dal suo compagno. 4 secondi alla fine, 2 liberi per Maspero, una parità che adesso si sta facendo molto spezzettata e molto fisica, ma anche molto molto nervosa. A particolare però la gestione di Clark di questo ultimo possesso, ha scelto di attaccare dritto per dritto senza guardare il cronometro, discrepanza che invece lascerà un tiro sicuramente pieno a Udine. Eh sì, ci saranno 4 secondi per gestire un possesso, sono più che sufficienti per Udine, 2 su 2 per Maspero, 66-59, 3 secondi, 2 secondi, Penna supera la metà campo, ci prova con pochissimo equilibrio, alla fine l'iniziativa forse un po' esagerata a livello di tempistiche di Clark, viene comunque premiata perché Penna non riesce a trovare un tiro pulito, 66-59, più 7 degli Stings, terzo quarto vinto di 1 da Udine, 19-18. Udine che paga un avvio di gara molto negativo, ricordiamo poi il 30-18 nel primo quarto, poi secondo quarto 18-22, adesso un ultimo quarto che si pronuncia infuocato e molto equilibrato perché la Old Wild West è comunque in partita, lo dice l'atteggiamento del corpo, lo dice anche il punteggio. No, problemone poi perché Mantova ha entrambi i migliori difensori al limite massimo di falli, mentre invece Udine paradossalmente è stata molto meno caricata in questo terzo parziale di falli, a rischio c'è cioè di fatto soltanto Penna, che tra l'altro non è esattamente un giocatore che può tra l'altro andare a fare falli, c'è con falli, però in insomma sostanzialmente vedi è stato bravo ad andare a fatturare il massimo, è andato a spaccare la partita degli Sting, non gli ha più permesso di fare 3 azioni consecutivamente da una parte all'altra del campo e quella è stata la chiave. Udine in una giornata no ha scelto di spezzettare il ritmo di Mantova e questo gli è valsa la possibilità di rientrare in partita meno 7. Pienamente in partita, ottimo approccio alla gara di Giacomo Zilli, 6 punti come dicevamo, 2 rimbalzi, 5 falli subiti, 9 di valutazione in 9 minuti, bene anche dall'altra parte come dicevamo anche Giovanni Poggi, 5 punti, 11 rimbalzi, 2 falli subiti, 15 di valutazione in 10 minuti per l'ala grande con la maglia numero 6, per il resto 17 di Lawson e 7 rimbalzi, 7 di Maspero, 3 Sarto, anche lui non messo benissimo con i falli, 3 falli commessi, Clark 14, 4 assist, Poggi 5-11, Ferrara 5, Gersetti 13, Raspino 2 e poi dall'altra parte Zilli 6, Fabi 5, Penna 8, Beverly 10, Cromer 17, Cortese 7, Antonucci 6. Rotazioni ridotte per Mantova proprio perché dicevamo Ferrara e Raspino a quota 4, manca Visconti, Finelli adesso deve spremere al massimo chi è in campo. Assolutamente, guarda, io guardavo i minutaggi prima, Alberto, mi spaventa moltissimo i 28 già giocati da Clark, perché se tanto mi dà tanto Clark ne dovrà fare 10 pieni e vorrebbe dire sfiorare i 40 di prestazione. Sarebbe una cifra importante per Clark, che comunque è uno dei più utilizzati, ma con minutaggio un po' inferiore in ogni partita. Proprio Clark a gestire questo possesso per Maspero, Lawson carica la bomba e la mette. Kenny Lawson esce benissimo, come avrete successo anche nei precedenti tre quarti, dai 2 minuti di pausa Mantova, 6-9, 5-9 per Lawson, 20 punti, torna a infiammarsi la Grana Padano Arena, che nella verità non ha mai smesso di citare i suoi beniamini. Beverly per Penna, adesso uno dei giocatori più pericolosi di Udine, grande magata in recupero palla di passaggio dietro la schiena per Lawson, che prende forse il contropiede e adesso azione sciupata da parte di Stinks, come lascia su Sarto ultima posizione, dall'altra parte ci riprova Penna che però non va e alla fine Mantova ne esce salva. Quella sono segnali, Alberto, perché l'errore di Maspero era stato grave, perché in 3 contro 1 sbagliare un contropiede del genere in questa condizione di partita non è il massimo per iniziare un ultimo quarto punto a punto, ma ci sta mettendo tanto del suo Mantova, perché questa partita con l'ennesimo rimbalzo di Poggi sta diventando molto interessante. Ancora un possesso per gli Stings con Rodney Clark in virata a servire Sarto, prova a ricavarsi lo spazio da 3 punti, Clark cadendo indietro da 3 punti di tabella, entra tutto gli Stings, entra tutto Kenny Lawson che se la ride, 72-59, canestro di una importanza morale soprattutto fondamentale e time out chiamato dal coach Ramagli perché in 80 secondi Udine
è tornata sotto i 13 punti. Questi sono tiri che se non è la tua serata non entrano mai. Tu puoi essere qualsiasi tipo di giocatore, puoi avere qualsiasi pedigree, qualsiasi carta di identità, questi sono tiri che se non è la serata della tua squadra non entrano. Lusso che sale quindi a quota 23 punti, 72-59 con gli Sticks, sono quindi tornati a 13 lunghezze di distanza dopo che avevano iniziato questo terzo quarto con Udine sotto di 7 punti. Lusso 23, rimbalzi 8 per lui, 27 di valutazione. Ravenna che sta vincendo a San Severo, ribaltato lo svantaggio che la vedeva all'intervallo sotto punto di 8 lunghezze, 56-60. Uno sguardo rapido anche agli altri campi con Unieuro Forlì Verona che si è già giocato 83-69, Imola Milano 56-63 al 31esimo, Ferrara Montegranano 71-59 al 30esimo e Piacenza Roseto 68-54 al 31esimo. Con questi risultati Verona e Mantova in testa della classifica del girone est, quota 14 punti, un campionato spettacolare. Ravenna c'è la prossima avversaria degli Sticks nelle prossime giornate dopo la trasferta di Caserta. Amato perde palla per anche un fallo, fallo a palla lontana fischiato a Udine, fallo di sfondamento da parte di Beverly, è il quarto fallo per Beverly e quindi anche Udine comincia ad avere i suoi problemi di fallo. Allora, Udine aveva messo benissimo la partita alla fine del terzo quarto perché giocando male 30 minuti, perché bisogna dire la verità, era riuscita comunque a rientrare a due possessi di ritardo soltanto. E poi il primo minuto e 40 di questo quarto ha rimesso immediatamente le cose sul binario di Mantova con Beverly caricatissimo di falli e due triple clamorose che hanno spezzato il ritmo a Udine. Beverly che comunque rimane in campo, gli dà fiducia coach Ramagli con Clark che prova la bomba del più 16, palla che non entra. Udine prova a guadagnarne di fiducia da questo tiro sbagliato da Clark, uno dei giocatori più in palla di Mantova. Poggi a coprire su Cromer, Antonuti con spazio, si avvicina Lawson con fare minaccioso, ultimi 10 secondi per l'azione. Poggi copre su Cromer, sfondamento da parte di Cromer su Lorenzo Maspero, proteste vibranti da parte di Cromer. Vediamo cosa intende la terna, arriva forse anche un tecnico, anzi no, non arriva un tecnico, semplicemente la terna ha mimato la ragione del fallo, però proteste importanti da parte di Cromer, graziato della terna. Graziato decisamente, però qui Cromer si è andato a intestardire in una giocata personale quando c'era prontissimo per ricevere Antonuti che stasera è stato servito malissimo. Eh sì, non è praticamente mai entrato in partita Antonuti, per lui solo 6 punti, 5 falli subiti, qui sbaglia Mantova l'attacco, ancora Cromer che prova a riscattare l'azione di prima, antisportivo da parte di Maspero, credo, terzo falcato a Maspero, terzo fallo per lui e due liberi più possesso in attacco per un altro episodio importante di quest'ultimo quarto. Guarda, qui si vede la differenza fra le due squadre. Mantova sta tenendo in partita Udine con delle piccolezze, dei dettagli, piccole cose che però stanno consentendo a Udine di rimanere in partita. Altro viaggio abbondante in lunetta per la formazione di coach Ramagli. Qui Maspero da una parte perde un brutto pallone, dall'altra va a fare un fallo anche intelligente dopo una brutta difesa, però poi va ad aggravarlo trattenendo il polso di Beverly fino a caduta avvenuta. Sono piccole cose, però sai, potenzialmente adesso Udine è sul meno 11 e ha il pallone in mano un'altra volta, quindi potenzialmente può tornare sul meno 8 e ripristinare di fatto quasi la situazione con cui si è iniziato in quest'ultimo quarto. Ultimi 7:30, gara cestisticamente parlando davvero davvero lunga. Maspero prova a difendere su Cromer, Beverly che non sa esattamente cosa fare col pallone, arriva il fallo di Sarto a mettere a posto le cose per Udine, quarto fallo di Sarto che torna in panchina, al suo posto entra Ferrara, anche lui gravato da quattro falli, ma del resto qualche rischio deve per forza correrlo Pinelli, perché i giocatori sono poi di rotazione, sono un po' ridotte stasera con l'assenza di Visconti e adesso vediamo come giocherà difensivamente, che atteggiamento metterà in difesa Ferrara, appunto gravato dal quarto fallo fischiato in precedenza nel terzo quarto. 8 secondi per chiudere l'azione per Udine con Amato alla disperata ricerca dei primi punti che arrivano in questo momento, primi 3 punti della gara di Amato. Ma Amato è quel giocatore qui, è un giocatore che sa tirare fuori tiri
costruiti dal palleggio, li va a prendere nel momento più difficile della partita di Udine, che era rientrata ma poi si era distanziata nuovamente. Fa bene Finelli a rischiare i suoi difensori migliori anche se sono gravati di falli. Poggi da tre punti, importante errore, 72-64, 6-50 per chiudere un ultimo quarto che si pronuncia davvero davvero importante da una parte che dall'altra. Udine. Antonutti da sotto torna a farsi vedere, meno 6 per Udine con il time out chiamato da coach Finelli. Un gara che ha vissuto di strappi in questo secondo tempo, Mantova che ha allungato più volte in doppia cifra come all'inizio di questo ultimo quarto, più 13, Udine però è sempre rimasta con la testa della partita rispondendo magari non subito ma col tempo, infatti adesso è meno 6. No, non è che Antonutti non fosse entrato in partita, era stato servito male, qui era stato servito bene, va a fatturare un canestro di difficoltà notevolissima e va a riportare a contatto Udine. Sostanzialmente non è successo niente, abbiamo giocato 3 minuti e 20, 3 secondi praticamente per nulla. Si sono riequilibrate le percentuali al tiro, è che a Mantova sta mancando intanto la velocità, la fluidità, la rotazione che era stata caratteristica fondante dei primi 20 minuti. E poi anche qualche canestro importante che non sia dai soliti Lawson e Clark. Si sta appoggiando molto Mantova sui suoi americani, questo è un bene perché sono giocatori che sono comunque, risultano attualmente abbastanza freschi, lucidi e scarichi di falli, però è chiaro che Udine si è adattata. Vedremo se ad esempio verrà ridato spazio a Gersetti, altro giocatore che è nato in doppia cifra per gli Stinks, 13 punti per lui, gravato da solo un fallo, giocato 19 minuti questa sera, vedremo appunto se troverà il campo, infatti è così, Finelli gli ridà fiducia, rimane però sul parquet anche Matteo Ferrara, quindi per gli Stinks Ferrara, Gersetti, Maspero, Lawson e Clark, per Udine Beverly, Cromer, Antonutti, Amato e Fabi. Clark, ultimi 6:33 al termine della gara con Finelli che deve aver scosso i suoi in questo minuto di sospensione, questo primo minuto di sospensione chiamato nel terzo quarto, già due invece quelli chiamati da Ramagli. Lawson esce bene dal timeout Mantova con 25 punti per Lawson più 8. Ma che palla che gli ha dato Clark, Lawson andrà a 25 ma Clark gli ha dato un cioccolatino. Occhio Mantova. Adesso deve difendere in questo caso con la realizzazione da parte di Antonutti che adesso è tornato a farsi vedere anche a referto. 10 punti per l'ex capitano di Treviso, 74-68, ultimi 5:50. Antonutti è di un'esperienza tale da non potergli concedere tutto quello spazio. Mantova si è adattata su Beverly lasciando completamente libero uno dei giocatori più pericolosi. Ferrara mette a posto i piedi da 3 punti, errore per Matteo Ferrara, adesso Udine può tornare sul solo possesso di distanza con Andrea Amato che ha trovato anche la prima realizzazione prima e trova anche la seconda. Andrea Amato 74-70-71, adesso 3 punti a distanziare Mantova e Udine, la Grana Padano Arena ammutolita dalla seconda realizzazione da 3 di Amato. Torna a far sentire il suo calore con un applauso di incoraggiamento per i biancorossi. Lawson con Beverly a disturbarlo, Beverly a rischio quinto fallo contro Lawson, difende comunque duro il lungo di Udine, ci prova lui e concede un tiro veramente sporchissimo. Lawson, bravo Beverly, non era facile anche perché appunto gravato dal quarto fallo. Probabilmente c'era il fallo di Beverly, però va detta un'altra cosa. Io ribadisco quanto detto prima, Mantova si sta appoggiando molto a Lawson e Clark che sono giocatori in grande ritmo, in grande condizione, sicuramente in grande fiducia, ma Udine si è adattata e quindi ovviamente l'extra marcatura arriva sempre su quei due giocatori e inevitabilmente quei due giocatori hanno più difficoltà a trovare tiri puliti. Entra in campo Tommaso Raspino che non si vedeva da un po' per vedere il quarto fischiato, l'alto ballo fischiato nel terzo quarto. Clark supera la metà campo in palleggio, siamo entrati negli ultimi 4 minuti e 47. Gersetti, Lawson sul perimetro di Stinks, si fa vedere Raspino appoggiato per Clark che commette infrazione di capo, ma c'è l'evidente tocco di Cromer, Eterna non lo ravvisa e quindi clamorosamente è palla persa dagli Stinks. Una sfida abbastanza clamorosa da parte della Terna, comunque si riparte con rimessa alla mano. Cromer aveva smanacciato il pallone che è tornato nella metà campo di Clark. L'unica cosa che può aver indotto l'arbitro a tradirsi è stato Clark che ha forse un attimo titubato, ma tocco di Cromer era evidente.
Udine in attacco, quindi con Fabi che sbaglia da sotto, sarebbe stato il canestro del meno uno. Loso cattura il rimbalzo, Clark, nono della sua partita. Clark serve Gersetti, poi Ferrara un po' isolato in quella situazione con Fabi che lo va a coprire. Raspino prova a guadagnarsi due punti, arriva l'errore, a rimbalzo c'è Gersetti ma c'è un fallo fischiato a Raspino, Antonucci. A Gersetti, anzi no, c'è fallo fischiato contro Gersetti appunto in questa occasione, fallo fischiato vedete per un è stato fischiato ad Antonucci il fallo, la spinta a due mani sulla schiena di Mario Gersetti. Mantova sta provando a ritrovare un po' quella che è col quintetto che è partito, che ha iniziato questa gara, sta provando a ritrovare un po' di meccanismi. Sarebbe importante davvero adesso trovare un canestro nel momento migliore di Udine di tutta la partita. Rimessa per Matteo Ferrara, 14 secondi per andare al tiro, ci piega una vita Ferrara che qui non si intende con i compagni, getta la palla addosso a Cromer che va in transizione, realizza il meno uno, palla buttata via dagli Stinks, 4 minuti, gara completamente riaperta adesso. Udine che potenzialmente dopo questa azione potrebbe rimettere il naso avanti. Gersetti, Lawson contro Beverly, Clark servito da Lawson, azione un po' lenta da parte di Mantova, qui Lawson da sotto riporta sul più 3 gli Stinks, toglie le castagne dal fuoco della Pompea. Sta facendo una partita surreale Kenny Lawson, con 27 punti dal campo e una percentuale di tiro praticamente perfetta, ha sbagliato un solo pareggia a 76 e alla fine Udine la ripresa. È stata in vantaggio nel corso di questa gara, fallo commesso dalla difesa di Udine, ultimi 3 e 5, secondo fallo per Amato, quarto di Udine. Ancora una rimessa per gli Stinks nella zona della panchina di Udine, dove ci sono l'assistant coach Bonaccina e Ramaglia a dare indicazioni alla propria squadra. Ferrara contro Cromer, prova a spostare l'avversario, qui Ferrara, Lawson prova a caricare la schiacciata, si porta a casa il ferro della Grana Padano Arena, 78-76, schiacciata clamorosa di Lawson. Lawson in questa partita ha fatto almeno due azioni da top 10, almeno due azioni da top 10 e altre due le abbiamo viste oggi nel lunch match. Cortese mette avanti Udine, 78-79, da tre punti convalidato il canestro di Cortese e questa è una doccia fredda per gli Sticks, e dopo essersi esaltati per la schiacciata di Lawson devono subire la bomba del sorpasso di Cortese. 78-79, Finelli blocca tutto, vuole parlarci su, ma che ultimi 2 minuti e 40 che ci aspettano. E ci aspettano 2 minuti e 40 in cui Mantova deve trovare qualcosa di diverso a Clark e Lawson, perché solo Clark e Lawson, la problematica è che Udine, pur continuando a soffrirli maledettamente, ha più giocatori attualmente in ritmo rispetto a Mantova. 29 punti, 10 rimbalzi, 2 assist, 3 falli subiti per un clamoroso Lawson, 35 di valutazione per lui, 14 Clark, 5 assist per lui, anche 3 falli subiti, Gersetti 13, bene anche Poggi, 5 punti e 12 rimbalzi, però effettivamente solo 3 giocatori in doppia cifra per Mantova, con 78 punti segnati è un po' poco, 4 invece quelli a referto in doppia cifra per Udine, 10 per Antonucci e Beverly, 21 Cromer, 13 Cortese. Vediamo come rientra dal timeout Mantova in svantaggio, e questo è psicologicamente un gol importante dopo essere stati avanti tutta la partita e con 3 uomini con 4 palli commessi. Vediamo come Mantova scende in campo, rimessa che verrà eseguita da Tommaso Raspino. Questi ultimi 160 secondi di una gara che è stata vibrante, nonostante Mantova a fine primo tempo sia stata in vantaggio anche di 15-19 punti. Clark, pressione alta da parte di Antonucci, arriva Lawson a dargli manforte, Raspino e fallo in attacco fiscato a Gersetti. È stato evidente qui la sbracciata di Gersetti, esce malissimo dal timeout Mantova, ma ribadisco, a costo di essere ripetitivo, i punti importanti che sono stati messi a referto anche da Gersetti, vado a citare un altro giocatore comunque che è stato protagonista di questa partita, sono del primo tempo. Nella ripresa Mantova si è appoggiata troppo sugli americani e sul vantaggio, e questo è il risultato. Più uno Udine, palla in mano con un Antonucci fuori dalla partita che ci entra e la direziona. Amato
ultimi 2:20, Udine possibile più 4, ci prova ancora Mato da 3 punti, Ferro che sputa il pallone fuori, Mato va ancora viva con Raspino che serve Clark. Prova a chiamare Lawson per provare questa giocata, Clark che alla fine perde la palla, Udine la recupera con Amato senza troppi problemi, ultimi 120 secondi di partita, Cortese subito chiuso nel tentativo da 3 da Ferrara, ritrova quindi Amato, la Apu, Old Wild West, Cromer da 3 punti, dimenticato dagli Stings, graziata Amato ancora una volta nel tiro pesante, sarebbe stata una bomba importante per la partita, attacco fondamentale per Clark adesso. Bisogna andare a cercare un'azione corale, tutti devono toccare il pallone, davvero Cromer ha graziato Mantova. Clark, penetrazione, alza i 2 punti del nuovo vantaggio Stings, 83, ultimi 90 secondi, gara che ovviamente non è finita perché Udine ha sbagliato comunque da 3 punti, rimane con la migliore cena nel pesante, 40% e non è poco. Beverly consegnato per Cortese, ultimi 10 secondi, Cortese attacca il Ferro con Ferrara che si oppone benissimo, ancora Cortese guadagna il fallo ma arriva il appunto la quinta fischiata nei confronti di Ferrara che lascia così la partita e sono due liberi peraltro per Riccardo Cortese, entra in campo Maspero. Stavolta sì perché la prima stoppata era buonissima, poi ha ecceduto, l'ha voluto stoppare un'altra volta e gli ha dato un colpo con l'anca, corretta la decisione degli arbitri. Ferrara quindi abbandona la partita, quinto fallo per lui, a 4 per gli Stix, ci sono anche Sarto e Raspino, per Udine invece c'è Beverly. Cortese può riportare avanti Udine con due liberi, mette il primo Cortese, discreto tiratore dalla lunetta, per lui 64% quest'anno, percentuali migliori magari negli anni passati, però primo libero referto e anche il secondo, 81-80 Udine, nuovo vantaggio per gli ospiti quando siamo ormai alle soglie dell'ultimo giro di lancette, 80-81 Udine. Lawson, Clark, pressione di Cortese, detto fallo di Udine, saranno due liberi per Clark, adesso Udine la mette sul piano nervoso, sfida i liberi con anche Matola che al prossimo fallo manderà dalla lunetta Udine. Vedi Cortese è un altro giocatore totalmente fuori dalla partita nel primo tempo che invece ci è entrato prepotentemente con foga, con tiri importanti, qui però sbaglia perché lascia un minuto ancora sul cronometro da giocare con la possibilità per gli Sting di affacciarvici sì in vantaggio con uno dei migliori tiratori della squadra, Clark, in lunetta. Gara, Alberto, importante anche in ottica Coppa Italia questo. Assolutamente sì, qui si gioca praticamente uno sconto diretto e ripeto, Mantova con questa vittoria si metterebbe davvero avanti coi compiti per quanto riguarda l'eventuale al termine del girone d'andata di girone ovest. 82-81, non fallisce Clark, 6 punti per lui questa sera, ultimi 55 secondi, Udine in attacco con Andrea Amato, chiama il blocco di Beverly che arriva puntuale, ancora Amato, linea di passaggio chiusa da Raspino, Antonuti prende un pallone complicatissimo, 7 secondi, Gersetti a chiudere fisicamente l'avversario, Cortese dal nulla, prova la bomba, non trova la realizzazione, Lawson trova il rimbalzo, attacco fallito da Udine e adesso Clark passeggia col pallone in mano nell'attesa che Udine cominci con la danza del fallo sistematico, 13 secondi alla fine, Udine non azzarda, vuole aspettare evidentemente che Mantova tiri fino all'ultimo, Clark ci prova da 3 punti, Rodney Clark, ipoteca sulla partita da parte di Rodney Clark, 84-81, time out coach Ramagni. Il rimbalzo di Lawson, la tripla costruita fuori ritmo da Clark, valgono più 3 però, anzi non è una tripla, è un tiro da 2, ha pestato la riga, ci sarà l'extra possesso per Udine, però Lawson e Clark stasera hanno fatto vedere che questi sono due americani di un livello differente. Assolutamente, Clark ha messo 2 punti, non 3, appunto come erroneamente detto, stasera serata non perfetta di Clark da 3 punti, lui che ha quasi il 50% di stagione da 3, però comunque 18 punti, Lawson 29 punti e 13 rimbalzi, 84-81 ci sono ancora però 16 secondi per andare al tiro per Udine, vedremo se Mantova magari commetterà fallo per potersi giocare l'eventuale ultimo possesso, allora sì che magari Udine comincerà a ragionare sul fallo sistematico, però insomma Udine ha tanta qualità nel tiro da 3 stasera, magari non l'ha fatto vedere in maniera costante perché un 10 su 27 non è granché, però
occhio perché Amato, Tonutti, Cromer, Cortese, tutti i giocatori veramente molto importanti. Mantova che però rientra in campo con grande, grande fiducia. Mi chiedo Enrico al volo, MVP Radio 5.9, LNP Pass per questa gara. Kenny Lawson ha 13 rimbalzi totalizzati, 29 punti con ancora da giocare. E io sai che sono convinto che invece Mantova il fallo lo spenderà aspettando che magari il pallone finisca sui polpastrelli di un giocatore non perfetto in lunetta come Beverly. Non è facile individuarlo per Mantova, visto che Udine ha generalmente una buona percentuale a livello di liberi segnati. Adesso c'è la rimessa per Amato, ultimi 16 secondi di partita. Se si concluderà nei tempi regolamentari, Cortese contro Raspino, si fa vedere Cromer chiuso da Maspero. E Mantova spende il fallo. Corretto. Come avevamo pronosticato, fallo di Maspero. Corretto, io non avrei mandato in lunetta Cromer, ma ovviamente Finelli probabilmente nel disegno di questo timeout si è voluto tenere i secondi giusti per un'azione piena o eventualmente provare a sfuggire tipo lepre per farsi far fallo il più tardi possibile. Cromer che ha l'85% cronometro fermo, terzo nella percentuale di tiri liberi nel girone est, mette il primo e mette anche il secondo con timeout chiamato da coach Ramagli, ultimi 7 secondi e mezzo, anzi chiamato da Mantova, così può rimettere ovviamente in zona offensiva. 7 secondi e mezzo in cui Mantova verosimilmente non andrà ovviamente al tiro, possiamo immaginare, cercherà quanto più possibile di tenere il pallone, cercherà di dare il pallone, io immagino, a Clark, giocatore che questa sera è stato tra i più precisi al di là degli errori al tiro da 3, ma anche a livello di percentuali nel tiro libero è il migliore degli Stings, quindi verosimilmente possiamo immaginarci rimessa Stinks verso Clark e poi eventuale fallo sistematico di Udine. Tassativamente non farsi ingolosire dall'idea del lancio lob per smarcare il giocatore che magari corre e guadagna spaziature, tassativamente, perché una palla persa con 7 secondi da giocare dà la possibilità di questi ultimi 7 secondi e mezzo con grande attesa, perché da una parte c'è la voglia di Mantova di centrare il quinto successo consecutivo e la vetta della classifica, vetta che sarebbe condivisa con Verona e Ravenna, Ravenna che sta vincendo 77-74 al 39esimo a San Severo, e Udine che invece deve cercare la terza vittoria consecutiva, deve raddrizzare la sua stagione dopo un avvio di campionato molto pieno di alti e bassi. Una Popea che adesso rimetterà in attacco con Tommaso Raspino, Lawson, Clark, Maspero e Gersetti per gli Stings, e adesso appunto è Raspino che riprenderà il gioco con la palla verso Maspero, si fa vedere poi Clark, alla fine non seguito, si difende bene Udine, fallo su Lawson, alla fine è andata bene avanti, ma perché Udine aveva saggiamente coperto tutte le linee di passaggio, e qui Raspino è arrivato al limite dell'infrazione dei 5 secondi con due liberi per Lawson. È trascorso un secondo e 4 decimi, c'è tutto il tempo comunque per Udine eventualmente per fare un'azione. Il rischio overtime potrebbe esserci, perché va Kenny Lawson in lunetta, giocatore che qualcosina lascia comunque a desiderare dalla linea della carità, ed è sicuramente stata una rimessa rischiosissima, uno su uno, importantissimo completare il gioco del 2-2 per poi avere la possibilità di difendere su un possesso pieno. 30 punti per Kenny Lawson, che mette anche il secondo, 86-83, ultimo possesso per Udine fondamentale che può decidere la partita, tocco di Clark che sporca questa iniziativa di Amato, ultimi 3 secondi e mezzo. Ultimi 3 secondi e mezzo con la rimessa che verrà eseguita da Cromer dalla propria metà campo, quindi c'è da perdere qualche decimo in più che può essere fondamentale quando mancano 3 secondi e mezzo alla fine. Cromer messo Cortese, ci prova da 3 punti, a posizione impossibile da sotto, Antonutti corregge ma arriva l'opposizione di Lawson, Mantova vince, Mantova centra la quinta vittoria consecutiva e va in vetta al girone est insieme a Verona e vedremo insieme a Ravenna, perché San Severo Ravenna al momento è su 77 pari. Però quello che conta per Mantova è la quinta vittoria consecutiva, Udine si ferma dopo 2 successi di fila. Che vittoria di Mantova, anche se ha sofferto forse un po' più del dovuto nel secondo tempo. No, una vittoria, non c'è purtroppo un però per questa vittoria, perché è una vittoria piena che intanto mette
una piccola coccarda in ottica Coppa Italia, in ottica Final Eight, ma poi soprattutto va a dare una dimensione diversa a una squadra che adesso comincia ad avere un suo ruolino di marcia e che oggi ha vinto senza uno dei giocatori più significativi dalla lunga distanza. Oggi banalmente Udine ha avuto, seppur con qualche defezione a livello di percentuale di condizione, tutto il roster al completo. A Mantova mancava Visconti, che è un uomo da quintetto, quindi questa è una vittoria importante ed è una vittoria colta soffrendo e riuscendo a rimanere mentalmente nella partita anche quando Udine ha toccato il più uno. MVP di Radio 5.9 nell'NP Pass, Lawson, 31 punti, 13 rimbalzi, finale da Mantova, ma la Pompea vince 86-83 contro la Old Wild West Udine. È tutto per questa serata, una buona serata e un buon basket da parte di Alberto Carmone ed Enrico Bonzanini.